Ciao! Allora, buon inizio di settimana a tutti. Voglio dire che fa un caldo tremendo, ma lo sapete già. Voglio ringraziare tante persone che mi scrivono le parole belle, ma anche se sono delle critiche a me mi va bene, fino alle offese, perché è sempre bene da imparare della vita. Nella vita si impara finché muori, quindi è tutto. Sto guardando il prezzemolo che salta dappertutto. Devo andare da una cliente perché ho da fare delle vestaglie per stare in casa, quindi non mi va di andare fuori a questa ora, che sono le che guardo sul PC 8:45. Voglio dirvi che sono incazzata nera con il mio medico di famiglia. Io questo lo strozzerei. Perché? Perché mi ha mandato dermatologo. Lui è medico di famiglia, ma è dermatologo. Quindi, pensando che questo qua mi manda da un chirurgo, da tagliarmi questo qua, lui mi ha mandato da visita dermatologica, quindi 18 euro pagati solo per dirmi ti faccio un bigliettino e che tuo dottore ti manda a chirurgia plastica. Rimani senza parole. Io davanti a queste cose imbecille, rimango sempre con bocca aperta, mamma mia. Ma sto Dio, quanto ci supporterà? Guarda, guarda, oddio. Amore, io non so che nome metterla questa qua. È tremenda. E no, questi sono i pantaloni di una cliente che li devo fare. Io, a parte che me la mano, ma perché è bella, ragazzi. Si è fatto bene con gli occhietti. Io quando li vedo quegli occhietti, che ha uno piccolo e uno più grande. E approfitto di lei, lo bacio, madonna, poveretta. Proprio lo leco ogni 5 minuti. Ma perché ci sta? E io non ce la faccio più a non dargli bacetti. Sta qua che alle 4 di mattina mi fa i capelli, si accanisce talmente tanto che finché non mi dà l'elastico giù dai capelli non si lascia. E poi ce l'ha con la criceta, io non ce la faccio più, amore. E gli leggi, guarda, non mi lascia il PC per niente al mondo perché vieni a mettersi sopra la testiera. Ragazzi, sono impazzita, fra poco impazzisco. Perché questi non mi chiamano per fare l'intervento, quindi sono, oddio, non dirmelo che mi chiamate a settembre. Perché io impazzisco, cioè non posso non fare una roba del genere. Se una persona aspetta che devi dimagrire, devi cominciare un'altra vita. Ma fa sto cazzo di intervento, no? Perché questo si può ingrassare di più. Io so, bazzico. Adesso sono 138, ero 136, 7, 8, bazzico a questo peso. Però avevo voglia e mi sono messa il traguardo a 130 kg. Guarda, mamma mia. Demente, questi qua sono così. Io li amo, mamma mia. Lili si è fatta obesa, cavolo, da quando sono venuta a casa. Si è fatta obesa. Però vabbè, dai, io li amo da impazzire. Cosa dicevo? Che questo qua
Mi sono messo a traguardo da dimagrire ed arrivare a 130, 135. Ho detto, Madonna, devo arrivare a 135. Niente, ma niente perché? Perché da un paio di giorni moralmente cado giù per terra, perché non avendo un stipendio e non poter prendere chitosano, perché costa 30 euro. Siccome ho avuto un paio di giorni che non ce l'avevo, ho cominciato a mangiare anche alle 10 e mezza, 11. Quindi questo qua mi fa salire di peso e mi fa nervoso perché, guarda questo, perché è sceso lì. E quindi moralmente mi butta giù a terra perché voglio che mi chiamano questi qua, ma fa, ma Madonna mia, ho capito, però se mi hai programmato, dirmi, chiamami al telefono e dirmi, senti, stronza obesa, ti farò l'intervento fra 10 mesi, quindi fino a 10 mesi stai tranquilla, no? Quindi mi ha chiamato l'anestesista, mi sono fatta dei film che dopo pochi giorni mi chiama e non mi ha chiamato, guarda, proprio provo da stare tranquilla, da stare, da non farmi i pensieri negativi, però non ce la faccio, non ce la faccio. È il chiodo fisso che ce l'ho con questo intervento, che me lo devono fare, che così riesco a dimagrire. Provo da camminare ogni giorno, con questo caldo io faccio fatica a camminare, quindi se non cammino prendo l'ascensore fino al secondo piano, dal secondo piano vado giù e dopo, perché non riesco sempre a fare 8 piani, cioè non riesco sempre, non ci riesco proprio. E quindi è che ci stai, ma ci si entra in depressione così, perché aspetti questo cavolo di intervento, dopo l'intervento sarà un po' dopo l'operazione che starò a casa, ma dopo voglio cominciare a aprire le porte per andare a lavorare. A me mi piace fare la sartoria in casa, però non ci vieni, ho chiamato quelle persone che conosco, non vieni nessuno, quindi non posso stare senza lavoro, non posso stare senza soldi perché io devo pagare tante bollette, devo pagare queste cose dal dottore, devo fare visita per il diabete, non l'ho fatto perché sono 36 euro, ho tante cose da fare. Devo andare a fare il controllo endocrinologo. Soldi che io non posso, cioè, non, da dove prendo? Cioè, che cosa devo fare per averli? Cioè, lavorare. Ho chiamato la gente, però ho poca gente che lavoro, quindi non conosco. Io mestre lo odio. Neanche non esco fuori, non ho neanche gli amici qua, io non ho nessun amico qua, mestre. È dura, raga, non so cosa fare e come fare. Perché devo parlare con l'amministratore del condominio, però non credo, perché penso che la pulizia lo facevano una ditta, quindi almeno pulisco le scale, ma io non mi vedo. Cioè, non mi vergogno a pulire le scale, i cesi, Madonna, mi vergogno se rubo, mi vergogno se faccio del male a qualcuno, ma vergognarmi a lavorare, Madonna, no, no, cioè, per niente al mondo. E che non mi aiuta nessuno, cioè, non mi aiuta nessuno a trovare un lavoro, non mi aiuta nessuno, nel senso che non conosco nessuno a mestre. Che mi può aiutare perché ho messo in giro dei biglietti per fare riparazioni sartoriali e mi sono cambiata un numero di telefono perché, mamma mia, delle cose pazzesche che ricevevo, cioè proprio.
Quindi ragazzi, vi auguro qua c'è il Tour del France, Tour del Mestre. Vi auguro un buon inizio di settimana. Vi dico che io questo inizio di settimana lo comincio tutta ansia perché, dai, chiamatemi a fare sto intervento. Volevo dire, ringraziare. Volevo ringraziare a Roberta, è stata Roberta, mamma mia, io queste qua me le metterei anche sull'orecchio, non so, sui capelli. Mi ha mandato questi pendenti, si dice? Sì, un analfabeta che non so altro. A Roberta, grazie amore. Allora, con la macchina di cucire, devo fare il braccialetto. Io adoro questo, io sono pazza di queste cose qua. La borsettina, devo stare attenta che quell'altra ci guarda. La cucinella per portare fortuna mi ha mandato anche il biglietto, cara. Il forbice, però devo andare a prendere la collana, quella che mi dà obbligo. Il gattino che io so pazza. Pensavo da mettermelo con elastico per fare l'anello. Io so pazza di gatti, mamma mia. Il computer, perché ha detto che così ci siamo conosciuti, bravo, ti ringrazio di cuore. E un vestito. Ah, avendo vestito, cosa mi piacerebbe tanto se io lavorassi? Da prendere un manichino, perché prendendo un manichino per la sartoria ci riesci a fare dei vestiti diversamente, cioè posso fare più esperienza, ecco, perché io ho lavorato in fabbrica, quindi si facevano lavoro a catena, non ho mai lavorato con un cliente, quindi io non so lavorare con i clienti. Ho cominciato adesso, ma con una paura tremenda, perché sì, quanto faccio per me i vestiti, beh, li rovino, sono i miei, però per fare per un'altra persona ho tanta paura, quindi. Quindi un manichino per la sartoria 200 euro, 250, perché voglio quello che arriva fino a 52 come misura. Però 250 euro, cazzo. Mamma mia, in sto periodo sono tanto, tanto, tanto in ansia, sono tanto nervosa e la paura è che ho cominciato a mangiare, quindi non va bene. Ma è tutto sto cavolo di nervosità perché mi vedo un verme obeso, non riesco a fare nulla, non riesco a avere i soldi per andare a comprare quello che mi serve. Non di lusso, io non parlo di cose da sfizio, madonna mia, no. Ma le cose che mi servono veramente, cioè per la sartoria, pagare le bollette, fare tutto quanto, quindi vabbè, non voglio darvi ansia perché io ho cominciato la settimana male e spero che mi passerà, ecco, vabbè. Ragazzi e ragazzi, signore e signori, io auguro a tutti un buon inizio di settimana a tutti. Se avete il lavoro, tenetelo stretto con i denti perché non avendo lavoro è una cosa tremenda. Cosa posso fare? Aspetto sta telefonata che mi faccia l'intervento prima che impazzisco, spero che me lo cioè prima di ammazzarmi perché avevo in mente da farmi qualcosa di male. Spero che mi chiamo perché io non ce la faccio più. Va bene? Vi mando a tutti un bacio e ringrazio a tutti. Ciao!